Gli studi confermano che possedere un elevato coefficiente QI rappresenti un fattore predittivo del successo. Ma nonostante sia un'affermazione vera, tant'è vero che persone particolarmente intelligenti rivestono dei ruoli anche nell'ambito della società e del panorama politico, culturale, di sicuro di più alto rango, ecco, rispetto a persone meno dotate, oggi però ci sono moltissimi studi che confortano l'idea in virtù della quale non soltanto infatti il QI concorra a determinare l'intelligenza globale di una persona, ovvero a determinarne il successo nella vita. Gli studi di Howard Gardner in questo senso sono decisamente molto chiari, molto esplicativi. Con le ricerche condotte, infatti, sul tema delle intelligenze multiple, accanto all'intelligenza matematica, spaziale, geometrica, aritmetica, quindi accanto alle capacità di carattere più strettamente cognitivo, ce ne sono delle altre che ognuno di noi coltiva più o meno in funzione delle proprie inclinazioni personali. Ad esempio, l'intelligenza musicale, l'intelligenza artistica. E un'altra forma di competenza che Gardner osservò per la prima volta in una bambina che, pur non avendo i risultati scolastici di altri compagni di scuola, aveva la grande capacità di sviluppare nell'ascolto e nella comprensione degli altri. È così che nasce infatti il concetto di intelligenza interpersonale e intelligenza intrapersonale, che di fatto sono dei fattori predittivi di successo almeno al pari del quoziente intellettivo. Con una differenza sostanziale, se da una parte infatti il quoziente QI appare come un fattore immodificabile, non è lo stesso per il quoziente EQ, che sta per quoziente emotivo. Ecco, l'indicatore di intelligenza emotiva ci dice che l'intelligenza emotiva può essere non soltanto allenata, ma in taluni casi anche appresa. Ecco perché poi Gardner arriverà a dire che il quoziente intellettivo e i risultati scolastici non sono la chiave del successo nella vita, mentre invece adesso concorrono diversi fattori. E allora che cosa accade oggi? Accade oggi che le aziende, ma anche la scuola, i gruppi sportivi, i gruppi informali, hanno compreso che il modo migliore per performare e per ottenere il massimo dei risultati è quello di valorizzare le relazioni. E valorizzare le relazioni richiede un elevato coefficiente di intelligenza emotiva, ovvero capacità di comprendere se stessi, intelligenza intrapersonale, quindi le emozioni che ciascuno prova, e di conseguenza comprendere anche quelle che provano gli altri, intelligenza interpersonale, sulle quali sintonizzarsi per poter ottimizzare le relazioni e i rapporti umani, prima di tutto.